Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video. Io sono Manu e oggi ragazzi siamo qui tornati su un nuovissimo video tutorial. Ragazzuoli miei, oggi in questo video andremo a prendere, anzi a sbloccare tutto il set dell'eroe del cielo. Infatti ragazzi è un episodio extra, siamo all'85esimo episodio extra. Trovate tutti gli altri video tutorial sul canale, anche nella mia playlist, e se vi va trovate anche la serie completa di questo fantastico gioco. Comunque signori, a parte questo, iniziamo subito, mi raccomando lasciate un bel like e se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale, è veramente molto importante e mi aiutate tantissimo. Allora signori, iniziamo subito a prendere il primo pezzo dell'armatura, dobbiamo andare esattamente qui. Nella selva di Esper, qui abbiamo la radice, mentre per chi non ha la radice, il baratro più vicino è questo. Con la paravela ci arriverete in un batter d'occhio. Quindi prendiamo il primo pezzo dell'armatura. Cappello eroe del cielo. Copricapo indossato da un eroe che apparve dal cielo a cavallo di un uccello. Accessorio ideale per chi ama librarsi in aria. Veramente molto figo. Lo andiamo. Cominciamo ad equipaggiarlo. E adesso andiamo col prossimo pezzo dell'armatura. Il prossimo pezzo dell'armatura, ragazzi, si troverà esattamente qui. Ci troviamo esattamente vicino alla radice di Yunog Hoji. Esattamente qui, il baratro più vicino, signori. Questa volta il baratro sarà molto difficile, signori, perché il baratro più vicino è questo, quello del villaggio Calbarico. Una volta che andate qui, dovete fare tutta questa strada per arrivare qui. Comunque, se avete la radice, non avrete problemi. Quindi andiamo qui nella miniera della Valle Fed. Con Turin ci aiutiamo. Arriviamo qui. E sblocchiamo il secondo pezzo, pantaloni eroe del cielo. Si dice che siano stati indossati da un eroe che solcava i cieli sul dorso di un uccello. Facevano parte dell'uniforme di un ordine cavalleresco. Veramente molto molto figo e lo equipaggiamo. Eccolo, no, così, perfetto. L'equipaggiamo e adesso andiamo a prendere il nostro ultimo pezzo. L'ultimo pezzo dell'armatura, amici miei, si troverà esattamente qui. Allora, qui abbiamo la radice, il baratro più vicino è questo, come potete vedere, eccolo qua, veramente molto molto semplice, siamo vicini alla selva dei Korogu, al bosco dei Korogu, e una volta aver fatto questo dobbiamo andare esattamente da questa parte. Ma ragazzi, fate attenzione perché come al solito ci saranno degli alberi che vi daranno un po' fastidio, cioè dei fake alberi, e il nostro scrigno si troverà esattamente in questo punto. Nota che lo aprite, io già l'ho aperto durante la mia serie che ho portato sul canale, come vi ripeto, se vi va potete anche andarci a dare un'occhiata, se vi va, mi farebbe molto piacere. Quindi il prossimo pezzo è proprio questo qui. Infatti, allora vediamo, ve lo faccio vedere, eccolo qua. Tunica dell'eroe del cielo. Si narra che fu indossata da un eroe che apparve in cielo sul dorso di un uccello e che gli fu data al termine di una cerimonia. Una fata ne ha al massimato il livello della difesa. Vabbè, questo niente, niente di tanto importante. Benissimo, non ve ne andate signori perché come ogni video tutorial che porto sul conto delle armature, ovviamente andremo a prendere anche le armi apposite per i determinati giochi. Quindi andiamo a prendere l'ultima arma, che ovviamente è proprio questa, l'arma che stiamo brandendo esattamente in questo momento, ovvero la spada Eburnea Celeste. Esattamente questa qui, raga, la spada Eburnea Celeste di Skyward Sword è una spada che si può ottenere facendo una quest neanche tanto complessa, signori. Anzi, per nulla complessa. Però ragazzi, vi spiego brevemente cosa dovete fare. Dovete visitare le tre statue della forza, della saggezza e del coraggio e poi subito dopo andare al tempio dimenticato, aiutare la dea madre, dovete esaminare e poi dovete chiedere alle tre dee, alle tre statue delle dee, che cosa vi richiedono per aiutare la statua della dea madre. Una volta che fate questo, avete la spada.
Se non avete capito nulla di tutto ciò che ho detto, trovate il video che ho caricato già sul canale, perché questa sfida l'ho già fatta per sbaglio, verso la fine serie, raga. Quindi potete trovare il 77esimo episodio che ho caricato sul canale per recuperare questa spada. Comunque io ve l'ho spiegato in modo veloce e semplice, quindi se volete qualche informazione in più lo trovate direttamente sul mio canale. Quindi per questo è tutto, ragazzi. Credo che vi metterò un'immagine come al solito della spada Eburnea Celeste, anche del maestro Link, vestito da eroe del cielo. Veramente molto molto figo come set. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi. Se è stato così, mi raccomando, lasciate un bel like. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi. E ragazzi, noi ci becchiamo un prossimo video tutorial. Mi raccomando, ragazzi, state sintonizzati che portiamo tutte le armature. Io vi saluto e noi ci becchiamo alla prossima. Bella!